Allora, sono di nuovo qua all'azienda, alla Fisello, se lo pronuncio giusto, Giustissimo, giusto, giustissimo. con Igor e Gabriele. Adesso ci fanno vedere la procedura per la mozzarella e ci spiegano il Allora, io tutto. stamattina ho preparato già la pasta. Allora, la partenza ovviamente è a latte crudo, come si fa da una buona azienda agricola. Abbiamo aggiunto il caglio, l'abbiamo appunto fatta sgrondare in maniera opportuna, la si è lasciata riposare diverse ore sul tavolo. Adesso Igor la sta caricando, la mette all'interno di un cestino. Non facciamo altro che aggiungere l'acqua calda alla temperatura di filatura, che si aggira attorno ai 90 gradi. Questa è una mozzarella più che Questa è artigianale. una mozzarella super artigianale, come vedete la filatura si fa ancora esclusivamente a mano. Adesso con le attrezzature diciamo più moderne, all'avanguardia, ci sono delle macchine che ovviamente attraverso una serie di cocle vanno a impastare ovviamente meccanicamente la mozzarella, però come tutte le cose, le lavorazioni meccaniche ci sono i pro e i contro. La lavorazione artigianale è ancora una lavorazione di tutto rispetto, perché comunque si riesce ancora a valutare manualmente la tipologia di pasta. Che spettacolo! È vero che la mozzarella è un prodotto un po' particolare per le valli occitane, però è anche vero che una mozzarella a latte crudo c'ha il suo perché, soprattutto in estate è un prodotto molto richiesto. Qui i nostri animali che comunque si cibano prevalentemente di erba, perché sono al pascolo nella stragrande maggioranza dei mesi, è una cosa apprezzata. Andiamo con l'acqua, Voi continuate, non guardate me. Ma sembra che siamo nella nebbia, ma è solo il vapore dell'acqua calda. Le temperature fuori sono sullo zero, quindi c'è questa reazione. Adesso è stato aggiunto appunto il sale, attraverso questo bastone cerca di amalgamare bene l'impasto. Adesso è ancora abbastanza grezzo, ma nell'arco di pochi minuti si vede che proprio prende la classica forma Consistenza giusta. della mozzarella, della pasta filata. Si chiama pasta filata proprio perché fila, si vede vistosamente che Mi hai rubato la battuta. Questa sulla pizza deve essere la fine del mondo. Anche in inverno comunque particolarmente apprezzata. Noi subito diciamo che ci eravamo fatti l'idea che la mozzarella come piatto legato comunque al periodo estivo, legato ai classici ortaggi, al pomodoro mozzarella, eccetera, eccetera. Invece poi abbiamo visto col passare del tempo che è anche apprezzata e ricercata allo stesso modo Sicuramente. in inverno. Magari un po' d'acqua, sì. Piano viene sempre più morbida, più sta nell'acqua, assorbe sempre più acqua. Si può anche far vedere la classica struttura che fila.
Che roba. Sì. Ma che roba. Con questo sicuro le filose al punto giusto? Sì, sembra a posto, bella morbida, una bella pelle, sembra una bella mozzarella. Speriamo sia anche... No, anche senz'altro anche buona. Sembra l'acqua di filatura che ormai è l'acqua una parte superflua. Spettacolare. Cioè, quando è venuta le cupole non riuscivo. Era venuto anche un inverno. Ecco che stanno uscendo le prime mozzarelle dalla trapila, se chiamano lì. Ma questa diciamo la coppia spinge davanti sul rullo. Ma che bella. Prima mozzarella. E le fate cadere nell'acqua. In gergo caseario si dice che la mozzarella deve nascere al caldo e morire al freddo. E beh, tante cose che impariamo. Perciò facciamo in linea di massima sempre una parte di lavorazione a palline, diciamo a fior di latte, che servono per un consumo così classico, e unito a queste anche, come vi facciamo vedere, facciamo una serie di lavorazioni un po' alternative, dalle trecce ai nodini, cose altrettante richieste, ma la base di partenza è sempre appunto la classica forma. Vediamo questa lavorazione che Igor ha iniziato con la prima, vediamo cosa combina. Prendiamo una mozzarella di quelle che scendono là dalla macchina. È stato troppo veloce. Dai. E andiamo a metterla ancora un attimino nell'acqua calda in modo che si possa lavorare bene. La allunghiamo, fare una specie di cordone e poi tramite il movimento delle mani andiamo a intrecciare per far uscire una freccia. Una mezza magia. Oddio. Poi adesso ne facciamo ancora qualcuna, poi possiamo fare dei nodi anche. Allora, adesso proviamo a fare un nodo, facciamo di nuovo come prima un cordone e poi invece di andare a fare la treccia facciamo il nodino. Questo si può fare di varie dimensioni. Queste le spezie, fa il nodo più piccolo. Sì. Rimane. Questo è uscito meglio. Possono fare grandi o piccoli, per tipo il nodino piccolo va bene come aperitivo, diciamo. Se no si fanno più grandi, che è come una mozzarella normale, solo con una forma un po' più originale. Possiamo farne qualcuno piccolo. Come fila bene. E poi può anche velocizzare la cosa. La continua a sparare fuori mozzarella. Ok. Ah, che belli. Le trecce? Eccole qua. Eccole qua. Voilà, prodotto finito. Adesso noi ne facciamo ancora qualcuna. Continua ancora. Non vedo l'ora di mangiarla.
Poi volendo si possono fare anche le scamorze con la pasta filata. Allora, con la pasta della mozzarella si può dare qualsiasi forma che si vuole. Questa non è la pasta indicata per una scamorza, però proviamo lo stesso a fare la forma di una scamorza, dove si va a creare una, prima di tutto, la forma di una mozzarella normale. E poi si va a modellare la testa in questa maniera qua. Poi per dargli un po' più di forza si fa così. E voilà, questa è una scamorza che poi si andrebbe ad appendere e far asciugare nelle celle di stagionatura. Adesso la metto qua così. E voilà, l'impasto è bello che è finito. Gabriele, vuoi aggiungere qualcosa? Niente. Come vedete, adesso possiamo provare, ad esempio, assaggiarne una. Sì, volentieri. Comunque, sarebbe anche importante vedere com'è all'interno, anche se chi ci ascolta purtroppo non può percepire certi gusti e sapori. Però vedere una mozzarella anche nella parte interna, bella succosa, bella morbida, appena fatta, vi invito a venirci a trovare, un'occasione da non perdere. Vabbè, ma lo ripetiamo, tutti quelli che verranno allo spaccio qua della Fissello, Gabriele o Edoardo, il fratello, che saranno nel negozio, nello spaccio, saranno lieti di offrirvi un piccolo omaggio e vi presentate a nome di Dejo e la Mula. Allora, visto che abbiamo studiato adesso tanto... assaggiamo, ho mollato il mio telefono, che se no non sono mai nei video. Allora, abbiamo sudato tanto per produrre, sì. Adesso proviamo ad assaggiarle. Grazie, assaggio anch'io. Aspettavo. Complimenti a tutte e due, di più a Igor, ma... Beh, la mano è la sua e lui è l'esperto di mozzarella. Buonissimo. Bene. Buono, è importante che ci sia. Consiglio veramente a tutti di provarlo.